ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Come era facile prevedere, l'incarico a Draghi ha avuto un effetto dirompente sugli schieramenti e sui partiti politici italiani. Questa crisi è il risultato di una legislatura nata male, con un esito elettorale che non ha consentito la creazione di maggioranze stabili. Ma la crisi è anche il sintomo di una politica sempre più debole, di partiti che fanno fatica a trovare una loro identità in un mondo sempre più complesso e sconvolto dalla pandemia. Ora tutti, con l'eccezione coerente e legittima di Giorgia Meloni, si sono detti pronti a sostenere il nuovo governo. Questo schieramento così ampio e forte rischia di essere però un elemento di debolezza per Mario Draghi. Perché? Perché il sì di Salvini ha infatti messo in imbarazzo le forze della ex maggioranza e non sarà facile per il Presidente del Consiglio trovare i necessari equilibri per far convivere ad esempio PD e Lega o Movimento 5 Stelle e Forza Italia. È vero che la politica vive un momento di debolezza, come dicevamo prima, ma è anche vero che questa può diventare un'occasione di riscatto se i partiti daranno il loro contributo senza calcoli di parti, senza tatticismi, senza ambiguità, così come chiesto dal Capo dello Stato. Vedremo nelle prossime ore la proposta finale di Draghi, che deve sapere come un minuto dopo il giuramento comincerà davvero la fase difficile della sua navigazione, nella quale necessariamente assumerà un ruolo fortemente politico.